Ciao, benvenuti alla seconda puntata di Cyber TV. Oggi siamo ancora a CrossFit Bergamo, sono ancora Yuri. Lavoreremo in modo diverso rispetto alla prima puntata. L'altra volta abbiamo fatto un lavoro di skills e poi un workout, oggi invece lavoriamo con un lavoro di forza e poi sviluppiamo un workout intorno o attorno al movimento che facciamo nella forza. Il lavoro che faremo è squat clean and jerk. Possono farlo tutti, nel senso che una volta acquisito il movimento e lavorato sulla tecnica, posso scalarlo e usare un peso leggero, addirittura il bilanciere vuoto, per arrivare a una padronanza perfetta del movimento. Come lo scaldiamo? Qua il riscaldamento deve essere diviso in due fasi, una parte generica dove scaldo il corpo e lo mando in temperatura, una parte specifica dove scaldo il movimento in modo tecnico con delle transizioni che abbiano un senso ben ponderato. Per quanto riguarda il generic warm up, inizieremo a far correre le persone attorno al box, attorno al castello, dipende dallo spazio che avete, se c'è bello potete mandarle a correre fuori. Una volta rientrati abbiamo bisogno di scaldare le spalle, quindi faremo dei push up con rotazione, cioè piego e ruoto, ne faremo 10 e una volta fatto questo faranno 10 affondi. Gli affondi ci serviranno sia a scaldare le gambe che a scaldare il movimento dello split jerk o del push jerk, tanto comunque scaldiamo l'H. Quindi ricapitoliamo, faremo 3 o 5 round, dipende, se li mandate a correre 400 metri facciamo 3 round, rientrano 10 push up con rotazione e 20 affondi, se invece li fate a correre attorno al box facciamo 2 giri attorno al box e diventano 5 round, sempre di 10 push up con rotazione e 20 affondi. Una volta fatto questo prenderemo in mano il PVC e inizieremo un warm up tecnico, per cui inizieremo a scaldare prima di tutto il clean partendo da un deadlift, per cui PVC all'altezza delle tibie, iniziamo a sviluppare il deadlift, da lì iniziamo a sviluppare le tre tirate, quindi metà tibia, prima tirata, poi andiamo a fare la seconda tirata dalle ginocchia, distensione dell'anca, il primo pull di spalle, il secondo pull coi gomiti, l'incastro e via così. Siccome non squat, il mio consiglio è di far lavorare prima su un power clean in modo tale da scaldare l'incastro bene e dominare l'incastro, poi andiamo a farlo in squat. Una volta scaldato lo squat clean in modo preciso e quando vedo che tutte le persone sono pronte per lavorare, posso scaldare il jerk. Anche qui farei una progressione molto semplice. Lavorerei immaginando che sia uno shoulder to overhead, quindi farei 10 shoulder press, 10 push press, 10 push jerk e poi split jerk. In questo modo ho una progressione. Chi non l'ha mai fatto riesce a capire di cosa stiamo parlando, chi l'ha già fatto ha comunque modo di ripassare i 4 movimenti di shoulder to overhead. Una volta scaldato anche il jerk, colleghiamo i due movimenti, quindi andiamo a fare lo squat clean e il jerk. Acquisiti i movimenti, possiamo iniziare a lavorare col bilanciere vuoto. Prima di lasciare gli atleti da soli farei comunque una progressione con il bilanciere vuoto tutti insieme, per cui scaldiamo il movimento, il bilanciere vuoto può essere 5 hang squat clean, 5 squat clean e poi ci attacchiamo il jerk, questo dipende un po' dal livello della vostra classe e da quante persone avete. Cercate sempre però di fare una progressione dal PVC al bilanciere vuoto e poi eventualmente lasciarli lavorare da soli. Quando li lasciate lavorare da soli cercate sempre di dare un'indicazione dal carico e dalla progressione del carico, cioè se so che un mio atleta ha 130 di squat clean and jerk probabilmente è capace di fare il movimento e sa di cosa stiamo parlando. Se uno non l'ha mai fatto, forse è il caso di dargli indicazioni su come progredire nel carico, cioè non fare bilanciere vuoto e 50 kg subito dopo, magari fare bilanciere vuoto 30, 40, 50, dando e soprattutto stressando molto il recupero, cioè obbligando le persone a recuperare. Molto spesso quando fanno i lavori di forza, persone non abituate, siccome pensano che il CrossFit sia solo intensità, fanno un set a 40, caricano veloci, un set a 60 e poi a 70 si sono già bruciati perché hanno recuperato in tutto un minuto. Cercate di far capire quanto sia importante il recupero in un lavoro di forza. Workout. Ieri abbiamo lavorato in AMRAP, oggi lavoriamo four time. Four time cosa vuol dire? Vi daremo una quantità di ripetizioni da fare, di esercizi, dovete farli più velocemente che potete, ovviamente tenendo una tecnica impeccabile. Il lavoro è 15-12-9, clean and jerk. Attenzione però, 15-12-9 è anche un incremento di peso, cioè io devo fare 15 ripetizioni cercando di studiare il carico che mi permette di arrivare alla quindicesima al limite senza idealmente poter fare la sedicesima. Quindi per i crossfitter più esperti è un bel challenge, magari è un pochino più facile per chi non l'ha mai fatto. Per chi non l'ha mai fatto dovete farvi aiutare dal coach, che magari vi ha visto nel warm up, vi ha visto nella parte di forza, cercate di
andare un po' a sensazione, ma non esagerate, perché se non avete mai fatto un lavoro di questo tipo, capire il mio limite alle 15 rep è un po' difficile. Per quelli più avanzati oserei un paio di chili in più rispetto alla mia idea, proprio per spingermi al limite. L'idea è che il set da 15, immaginiamo io lo faccia a 100 kg, il set da 12 dovrei provare a farlo a 110, 115, il set da 9 idealmente dovrei provare a farlo a 120. Quindi l'idea è più velocemente possibile, ma anche con più carico possibile. Quindi ho due variabili che devo valutare bene nel preparare il workout e nel proporre al mio corpo che carico usare. Quindi mi raccomando, fate un paio di test prima di partire. Se non siete esperti, non avete idea di cosa usare, fatevi aiutare dal coach. E per quanto riguarda i coach, cercate sempre di analizzare il movimento della persona. Se a 12 rep con 60 kg inarca la schiena, non tiene i gomiti, l'addome si rompe a metà, non tiene sul mento, eccetera eccetera eccetera, caliamo il peso, è meglio un carico più leggero ma 15 rep pulite. Quindi ripetiamo, 15 12 9, i 15 12 9 devono assolutamente essere unbroken e il carico deve essere incrementale. Quindi immaginiamo 15 100 kg, 12 110 e 9 120. Cosa succede se sbaglio? Cioè immaginiamo che io arrivi ai 9 con 120 e sbaglio, quindi idealmente faccio le 9 rep all'ottava mollo. Se fossimo in gara, grazie, arrivederci, ti sei bruciato la serie da 9. Se hai tempo, perché il cap time non è finito, scarichi. Normalmente non si potrebbe fare, però qua siamo in workout, scarico e provo magari il 115. Se la sbaglio ancora, sedetevi che ormai l'energia è finita e vi siete bruciati. Quindi al 3-2-1 partiamo, serve cervello per questo workout, non solo muscolo. Ok, abbiamo finito il workout, siamo morti a terra. Due regole fondamentali, non abbiamo parlato l'altra volta: scaricare il bilanciere cercando di mettere a posto tutto nel modo corretto dove l'avete trovato, pulire il bilanciere, che dovreste trovare carta e disinfettante. Una volta riposto tutto, farei un piccolo deload, quindi un piccolo lavoro di defaticamento che potrebbe essere un po' di jogging attorno al box, piuttosto che un po' di lavoro di active mobility, e poi facciamo una parte di stretching molto importante sulle spalle, dato che abbiamo stressato le spalle con il jerk. Finito lo stretching, preparatevi perché domani arriviamo con la terza puntata e mi pare di capire che sarà veramente tosta.